Colleghi, Lorenzo Crisetti c'è pronto a rispondere alle vostre domande. Cominciamo con Rocco Musolino. Sì, un'altra prova importante la definirei, perché insomma è stata una prova dal punto di vista del gioco e anche del carattere della squadra, che si è visto che aveva voglia di portare a casa il gol. Però al solito purtroppo si prende il gol e nel corso del girone di ritorno ne abbiamo preso addirittura 30 e si torna a casa battuti. Ecco, come commentiamo questa partita? L'hai commentata esattamente, è una domanda risposta, nel senso che purtroppo in questo momento stiamo facendo delle ottime partite e a differenza del girone d'andata non riusciamo a portare il risultato dalla nostra parte. Si può analizzare in tante maniere, ma per il momento questa è l'unica versione che posso dire, nel senso che vedo come prepariamo, come ci alleniamo. Oggi siamo scesi in campo con un'ottima maniera, secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, però non si è riuscito a portare il risultato dalla nostra parte. Questa è l'unica pecca che non è un piccolo dettaglio. Si è cominciati con un ritmo basso ad alzarlo, ha cercato di farlo la regina, insomma lo ha alzato nel primo tempo, un ottimo primo tempo, però poi in chiusura è arrivato questo gol nato da un'azione sulla destra. Esposito insomma era abbastanza solo, l'ha messa in mezzo. Sono errori che si ripetono. Sì, errori fino a un certo punto, secondo me, nel senso che è vero che era abbastanza libero, però è una palla laterale, lavoriamo molto su quelle situazioni, c'è anche la bravura dell'individualità degli altri, nel senso che Esposito ha messo un'ottima palla dietro la linea, Folorus è stato bravo ad attaccare davanti i nostri difensori e purtroppo abbiamo preso gol. Ripeto, tante volte si cerca sempre un colpevole, bisogna vedere anche i meriti degli altri, come bisogna vedere i meriti nostri quando facciamo un'ottima prestazione come oggi, ovvio che fossimo riusciti a pareggiare o vincere la partita saremmo qui a parlare di altro, però in questo momento più che pensare alla partita di oggi dobbiamo già pensare alla prossima finale che è Ascoli e sappiamo che dobbiamo dare tutto per portare 3 punti a nostra parte a qualsiasi costo. Con quale spirito avete affrontato questa partita sapendo che la penalizzazione vi ha penalizzati davvero tanto e quindi eravate proprio scesi ai margini dei playoff? Avete giocato comunque in ogni caso con grande volontà, con la voglia proprio di arrivare. Sì, penso che si sia visto questo. La penalità ci penalizza fino a un certo punto, nel senso che sappiamo che è indubbio che senza penalità saremmo dentro i playoff come settimi matematicamente, se non erro. E questo è un dato di fatto. Ovviamente la penalità c'è, quindi dobbiamo prendere, abbiamo preso atto e sappiamo che dobbiamo compattarci ancora di più e fare un'ottima partita. Ripeto, oggi ci è mancato il risultato. Altre domande? Il mister Inzaghi ha parlato di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo da parte della regina, però ha diciamo evidenziato la mancanza di cattiveria, soprattutto nell'area avversaria. È così? Beh, abbiamo creato molto, non siamo riusciti a concretizzare queste occasioni che abbiamo creato per un motivo o per un altro, non sta a me a analizzarle. Noi, ripeto, e vedo i miei compagni come ci alleniamo tutte le settimane, tutti i giorni e c'è poco da dire, quando si allena così si possono offrire delle ottime prestazioni come oggi, poi il calcio ci insegna che a volte si vince, a volte si perde. Dal mio punto di vista bisogna sempre fare un'ottima prestazione per riuscire a portare il risultato dalla nostra parte. Ovvio, oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma il risultato è stato negativo. Dobbiamo ripartire da questo, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per invece portare il risultato dalla nostra parte contro l'Ascoli, fare un'ottima partita e portare i 3 punti dalla nostra parte per credere ancora di poter entrare nei playoff.